Oggi per la prima volta affrontiamo insieme un argomento piuttosto articolato e complesso, ancora anche molto dibattuto perché molti sono gli aspetti che la comunità scientifica deve chiarire. E il tema è quello dell'ibridazione tra lupi e cani, che è possibile perché di fatto si tratta della stessa specie. Ed è possibile perché questi animali in natura possano incontrarsi ed instaurare tra di loro delle relazioni affiliative. Il risultato di queste relazioni affiliative sono gli ibridi, ovvero degli animali che non sono più lupi e non sono più neppure cani, che tuttavia, essendo fertili e vivendo in condizioni di simpatia con i lupi, possono riprodursi o tra di loro o con le generazioni parentali di lupi, producendo generazioni successive di ibridi. E questo è un serio problema di conservazione perché rischiamo di perdere il patrimonio genetico del lupo, che ricordo è una specie biologicamente naturale, a differenza del cane, che è invece il risultato di un lungo processo di selezione da parte dell'uomo. Per far fronte a questo importante problema di conservazione, il Parco Nazionale dell'Appennino Tesco-Emiliano, in accordo con il Ministero dell'Ambiente, ha messo a punto un protocollo operativo che prevede la possibilità di catturare in natura questi animali, di captivarli temporaneamente all'interno di strutture adeguate per gestirne la presenza per alcuni giorni, giusto il tempo di determinare con precisione il patrimonio genetico di questi animali. Qualora il risultato di queste analisi certificasse che si tratta davvero di ibridi, il protocollo prevede la loro sterilizzazione e l'immediato rilascio di questi animali in natura. Tuttavia, essendo stati resi sterili e quindi essendogli impedita la possibilità di riprodursi, non costituiscono più in nessun modo un fattore di minaccia per il lupo. Nel corso delle puntate prossime vi terremo informati su questa attività importante che il Parco Nazionale intende realizzare nei prossimi anni.